Carla Ruocco, buongiorno, del Movimento 5 Stelle. E allora mi dico, cioè, siccome è tanto tempo che tutti noi chiediamo un sistema più equo per le pensioni, più equo tra le vecchie e le nuove generazioni, o tra noi e i parlamentari, per esempio, dopo ne parleremo, ma l'unica cosa che hanno fatto di equità è la parità tra uomo e donna, che forse invece era l'unica cosa che andava mantenuta diversa. Ruocco. Di equità non hanno fatto proprio nulla, anzi, come lei diceva, adesso questa settimana sono maturate le scandalose domani, c'è ancora tempo a fermarle. Il retaggio di un privilegio medievale che consentono solo ai parlamentari di andare in pensione tranquillamente a 65 anni con circa 4 anni e mezzo contro 40 anni di contributi di un comune mortale. Questo è uno scandalo. Allora Ruocco, io le faccio fare su questa frase un applauso, perché è quello che diciamo noi. Del Parlamento, no? Però le chiedo Ruocco, lei anche domani la matura questa pensione? Lei anche. Io personalmente lei è tra quelle che innanzitutto faccio parte di un movimento che si è battuto, abbiamo fatto sit-in, abbiamo bloccato il Parlamento affinché questo scandalo venisse assolutamente abolito. Dopodiché personalmente sono una donna che lavora da circa 20 anni, ho la fortuna di aver potuto, perché anche questa è una fortuna, versare già 20 anni di contributi all'INPS, perché non sono una politica di professione come tante persone che si affacciano alla politica per sbarcare il lunario. Sono 20 anni che lavoro e se la salute me lo consentirà spero di poter versare. Vabbè, e quindi avrebbe potuto vivere tranquillamente senza l'ulteriore privilegio, diciamo così. Assolutamente, e tutto ciò che non sarà dovuto lo restituirò, come d'altra parte facciamo con gli stipendi, che anche se non c'è una legge, ci sentiamo in dovere di restituire parte dei nostri stipendi alla collettività, allo Stato. In uno Stato, in una situazione di sofferenza, bisogna vedere che qualcuno, non dico faccia sacrifici, qui non si tratta di sacrifici, ma rinunci a degli assurdi ed ingiusti privilegi. Ora ci arriviamo, quindi lei mi sta dicendo che ci promette che rinuncerà alla sua pensione, cioè come? Se lei vuole, noi da domani le mandiamo un nostro giornalista, la seguiamo nel momento in cui va a firmare il lascito allo Stato, o anche va benissimo alla Caritas, guardi, scelga lei. Guardi, innanzitutto la pensione deve essere commisurata ai contributi versati. Io spero che arriverò, come le dicevo, dal circa, adesso dico la mia età anagrafica, non, senza problemi, oggi ho 44 anni, sono circa 20 anni, a 24 anni ho iniziato a versare contributi, spero che entro 65 anni avrò versato un monte contributi, tale per cui potrò consentirmi, anzi le dirò di più, che la Fornero andrebbe completamente abolita, ma purtroppo la legge Fornero prevede che addirittura l'età pensionabile si sposti sempre più in avanti, quindi alla fine dei conti supponiamo poi che arriverà 68, ahimè, poi saremo costretti ad andare in pensione a 70 anni, io farò il mio ricalcolo contributivo e dallo Stato non dovrò avere un euro in più rispetto a quanto versato durante di la questo arriveremo a parlare, perché è chiaro che, come cosa possiamo dirle, più d'accordo di tutti gli italiani non ci può essere su questo. Nessuno ora arriviamo a dirlo. Massimo Mallegni, buongiorno. Ruocco, è possibile? Io voglio lanciare un allarme alle signore, in particolare, che ci stanno ascoltando. Il discorso che ha fatto poco fa Sposetti porta praticamente a dire che voi, care signore, state lavorando e pagando per certe persone che in Parlamento, senza aver versato i contributi adeguati, percepiranno la pensione con i vostri sacrifici, con il vostro sangue e i vostri soldi. Questo è ciò che il discorso di Sposetti difendeva. Io trovo tutto questo vergognoso. Io vorrei aggiungere... Sentiamo Sposetti. Come contributo alla discussione. Solo come contributo non all'attimo, un attimo, Mallegni. Mi faccia concludere. Sì. No, scusi, chiedo scusa. Mi indigna.
mi indigna profondamente un mestiere nel quale qualcuno può essere parassita rispetto a qualcun altro. Allora tu vuoi lavorare benissimo, versa i tuoi contributi e dopo prenderai quanto versato, si fa un ricalcolo coerente, fermo restando l'aiuto alle categorie, alle fasce protette. Con il nostro reddito di cittadinanza nessuno potrà prendere al di sotto della soglia di povertà, come adesso avviene, perché mentre si agevolano i privilegi dei politici, ci sono più di 5 milioni di persone che prendono una pensione di 400 euro al mese. Io trovo vergognoso addirittura che si dibatta di certe cose. Allora, è chiaro che c'è un sistema che è iniquo, e questo io voglio portare alla luce. I nostri parlamentari che legittimamente percepiranno questa cosa, poi l'andranno a percepire. Io raccoglierei la sfida che lei ha fatto, perché domani mattina si presentano tutti all'ufficio contabilità della Camera dei Deputati e del Senato e fanno una dichiarazione che rinunciano seduta stante a questa roba. Ruocco, se lei vuole, noi veniamo con le telecamere, le mandiamo il nostro Guglielmo Mastroianni e si adeguano a tutto l'altro corpo politico italiano, che è rappresentato rapidamente da locali, sindaci, eccetera. Posso parlare? I parlamentari del 5 Stelle questa dichiarazione già l'hanno fatta a inizio legislatura per tutte quelle che erano le prebende e le retribuzioni rinunciabili. Allora, domattina vi aspettiamo tutti davanti all'ufficio contabilità della Camera. Una serie di voci in meno, perché bastava firmare un foglio che il signore che ha parlato prima di me si è guardato bene dal firmare. Detto questo, lo scandalo ulteriore che ho ascoltato è chiamare addirittura gli italiani che stanno pagando i privilegi dei parlamentari, definirli ignoranti, perché neanche sanno che cos'è il Parlamento. Guardi, veramente questa trasmissione è stata illuminante. Allora, perché la ringrazio. Mi sembra quasi grazie Carla Ruocco per essere stata con noi. Grazie a Mallegni. Grazie a voi.